Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Nella seduta del 24 settembre il Consiglio regionale ha iniziato il dibattito generale sul disegno di legge sulla caccia, presentato per la Giunta dall'assessore Claudio Sacchetto e delle tre proposte di legge presentate dai primi firmatari Andrea Buquicchio, Italia dei Valori, Maurizio Lupi, Verdi Verdi e Andrea Stara, insieme per Bresso, che dichiara: l'invito da parte mia è quella di ritirare questo disegno, di ripresentare la vecchia legge regionale in modo di trovare un tema condiviso che regolamenti il settore in maniera meno integralista. Michele Formagnana, Popolo della Libertà. L'obiettivo è quello di velocizzare l'iter del procedimento per arrivare a una nuova normativa che dia ai cacciatori la possibilità di avere ancora più spazio per il futuro, già cominciare da questa nuova stagione venatoria. Il 25 settembre il Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, i capigruppo e l'assessore Alberto Cirio hanno ricevuto a Palazzo Lascaris una delegazione di rappresentanti di associazioni di cacciatori, i quali hanno chiesto che la Regione si doti di una legge condivisa da cacciatori, ambientalisti, enti locali e agricoltori. L'Aula di Palazzo Lascaris ha approvato all'unanimità il 24 settembre due atti di indirizzo. Il primo è un ordine del giorno, primo firmatario il presidente Valerio Cattaneo, che chiede alla Giunta di intervenire presso Parlamento e Governo per superare la grave emergenza sociale delle liste d'attesa per l'inserimento nei servizi sociosanitari. Il secondo documento è una mozione, primo firmatario il consigliere Elio Rostagno, Partito Democratico, che impegna la Giunta a favorire l'inserimento delle persone con disabilità nei tirocini. Approvata il 24 settembre a larga maggioranza la proroga di 6 mesi dell'attività della commissione d'indagine sugli appalti in sanità e sulla società di committenza regionale presieduta da Alberto Goffi. I lavori della commissione, scaduta il 12 settembre, proseguiranno così fino al 24 marzo 2014. Ha preso il via la quinta edizione del corso di formazione per le donne elette dal titolo Protagoniste nei governi locali. Gli incontri, organizzati con la collaborazione della Consulta regionale delle elette, si tengono dal 27 settembre al 12 dicembre 2013 nelle 8 province piemontesi. Giuliana Manica, presidente della Consulta delle Elette. 5 incontri su temi di grande rilievo e di grande novità, dal discorso della spending review ai fondi europei alle questioni della violenza contro le donne. Concluderemo con un approfondimento nelle sedi del Parlamento europeo. Appuntamenti a Palazzo Lascaris fino al 30 novembre e alla Fondazione Accorsio Metto in via Po fino al 12 gennaio la mostra Pietro Piffetti, il re degli ebanisti, l'ebanista del re. Ambasciatori delle scienze in Piemonte a Palazzo Lascaris fino al 25 novembre propone l'orso delle caverne. L'appuntamento è con la paleontologia, con l'esposizione del cranio di Ursus Speleus, uno dei mammiferi più diffusi nelle caverne pleistoceniche piemontesi. Ed è tutto dal Consiglio regionale. Appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.